ragazzo ero per la prima volta in Grecia e qualcuno mi portò a vedere un'Odissea a teatro. Davvero non ricordo quanto fosse lunga, ma mi sembrò interminabile, pesantissima, seriosa. E da allora ho pensato, ma deve proprio essere così. Per me dovrebbe essere più leggera. Quindi è una favola ancora molto viva. E lui l'ha resa con ironia, con tenerezza e con una sensibilità infantile. Questo Bob Wilson lascerà molta curiosità anche nelle persone che ne conoscono altri spettacoli molto precisi, giocati sul dettaglio, e in questo caso ha aggiunto la fedeltà a un testo e insieme un grande senso di gioia e di profondità. Nel finale, ad Itaca, c'è molto blu, il viola dei Proci, il blu metallico di Penelope. Una decisione che ho preso abbastanza presto è che gli attori, nell'interpretare ruoli diversi, cambino costumi ma non acconciatura. E così Penelope, Circe e Calipso, che sono interpretate da un'unica attrice, appaiono come la stessa donna. Ed ha molto senso che Ulisse ami sempre la stessa donna. In questo spettacolo, come in tutti i miei lavori, quello che si vede è quello che si vede e quello che si sente è quello che si sente. Quello che si vede è, credo, simile al teatro greco antico, perché si vede un'immagine e si sente un testo. Recito Hermes ed ovviamente Telemaco. Ci ha detto di essere leggeri e di illuminare le ombre. Zeus lo voleva più giocoso di come lo facevo io. Ero più stile il re degli dèi. Lui mi ha detto di giocare con gli occhi, essere più scherzoso. È fantastico non solo lavorare con Robert, ma anche guardarlo mentre lavora. Abbiamo imparato cos'è la disciplina e ad essere pronti a tutto. Ogni personalità, ogni carattere, ogni tecnico, tutti sul palco e dietro sono come pianeti che si muovono insieme e creano un magico e splendido universo tutto nostro. È un'opera molto sofisticata che si fonda sul gruppo e in cui tutti lavorano insieme. Irrompe le regole del teatro, essendo un teatro epico in cui tutti gli elementi sono importanti allo stesso modo. Ed è stato sorprendente vedere con quanta passione tecnici, attrezzisti, costumisti abbiano lavorato insieme per realizzare qualcosa di così complesso. Vuoi andare indietro di 5.000 anni o di 50? Le sole cose che restano sono i classici.